Siamo col dottor Santino Lopresti. Cosa vuol dire questa elezione per lei che sarà, penso, acclamato da tutta l'Assemblea? Niente, vuol dire una responsabilità, perché poi questa grande adesione e questa partecipazione, come dire, ti caricano di responsabilità. Noi abbiamo già un programma che era un programma stilato 2 anni fa, con Morgana, diciamo, abbiamo condiviso questo percorso e quindi le questioni sono in campo. Noi le cercheremo di dare soluzione ad alcune di queste questioni, sono le questioni economiche, le questioni strutturali, le questioni della violenza. Bene, io ho chiamato e ho detto che volevo un'assemblea che fosse partecipata e non un'assemblea delegata. Questo perché io sono convinto che parlando con la gente si possano risolvere i problemi. Questa fiducia che gli hanno dato tutti i suoi, non solo il suo predecessore, ma anche tutti gli organi addetti ai lavori, cosa fa capire, cosa le fa capire all'interno di sé questa fiducia? Diciamo? Fa capire che assume una responsabilità, avere una fiducia, come dire, una carta in bianco per i problemi che ci sono. Bene, io poi vengo dalla società perché io sono stato presidente di società, quindi mi rendo conto e capisco, come dire, come dialogare. Io chiederò un aiuto e un consenso a tutti loro, ma li voglio però vicini per poter, come dire, dare soluzione ai tanti problemi che ci sono. Questo è, come dire, io sono convinto che solo il dialogo può dare soluzione ai problemi. Ringraziamo il dottor Santino Lopresti, grazie. Grazie, grazie. Oh, buongiorno Presidente, intanto ci può dare un bilancio di questi 6 mesi alla Presidenza? Beh, sono un bilancio, non sono 6 mesi, sono di meno, però diciamo che ho dovuto prendere atto della situazione esistente, fare opportuni cambiamenti che ogni Presidente ha diritto di fare, e credo che abbiamo messo in moto un meccanismo sulle riforme che mi sembra non di poco conto. Adesso abbiamo quello che io chiamo sempre la madre di tutte le battaglie, che è la riforma dei campionati, e che intendiamo avviarla a brevissimo. Presidente, nel suo intervento conclusivo lei parlava che è costretto a fronteggiare quotidianamente diversi problemi. L'ultimo, per esempio, quello innescato tra la Juventus, Conte e la Federazione. Ma guardi, non è un problema. Io ho assistito alle riunioni degli allenatori con Conte, è stato tutto in modo civile e impostato bene. Attualmente mi pare che la riunione di oggi sia terminata con una situazione pacata, dove si dice che è facoltativo l'utilizzo da parte di coloro che sono impegnati in Champions e in Europa League. Quindi è una questione mediata, credo che il buon senso importerà la questione. Violenza negli stadi e razzismo siciliano alla luce di queste elezioni? Santino Lopresti è una persona molto preparata, conosce il sistema da tanto, ha avuto responsabilità nazionali, non credo che ci siano problemi. Anzi, altra domanda sul calcio siciliano. Presidente, parliamo di violenza negli stadi e di razzismo, come fronteggiarli? Qui siete in un momento delicato, perché adesso sapete che il provvedimento adottato dal Consiglio federale dell'altro giorno prevede sanzioni economiche a coloro che fanno violenza agli arbitri, e riguarda praticamente tutte le gare in casa, quindi sono sistemi che producono diciamo costi alle società e dei danni gravi. Presidente, in Sicilia dal punto di vista dell'impiantistica non stiamo tanto bene. Non è mica solo la Sicilia, se si facessero le cose serie e non si speculasse, se non si buttasse via i soldi come si vede con mezzi scandali, si facessero quanti campi di calcio, non succederebbero queste cose. Si parla molto della tecnologia in aiuto degli arbitri, voi state facendo tantissimo come FIGC, quali sono i progetti futuri? Tanto i progetti sono attuali, noi dobbiamo fare il gol non gol subito. Poi abbiamo interessato la FIFA per un'operazione che riguardava un più ampio respiro sulle righe dell'area grande. Già sarebbe un'attenzione se fosse presa in considerazione. Comunque noi col 1° di luglio avremo il gol non gol.
Presidente, legge di stabilità, qual è naturalmente la situazione ad avvenire? Perché il governo, come lei diceva, ha fatto delle operazioni già importanti. Sì, il governo ci ha dato in questi giorni, almeno io non sono certo che stasera sia passata la norma, perché mi pare imposto il voto di fiducia e non conosco, ma abbiamo fatto dei progressi buoni, per esempio sull'IVA, portare al 50% la detrazione, per quanto riguarda poi la non perdita dei diritti della 398 qualora ci sono infrazioni che riguardano l'attività commerciale. Poi adesso stanno discutendo della questione di provvidenze dello Stato, aumentare da 500 euro a 1000 euro la possibilità di utilizzo del contante, insomma io spero che, e poi questo mini condono, non so se si può chiamare così, per le società che hanno avuto verifica e venivano sanzionate con delle multe pazzesche, pagheranno la sola evasione. Guardate che la differenza era di 3 volte tanto. L'ultima domanda qua. Presidente, due cose. Intanto sulle molte squadre siciliane sono ritirate dai campionati per problemi economici. Come venire incontro alle società? Lei ha parlato poco fa di non perentorietà dei pagamenti. Cosa vuol dire? Significa che dare il tempo di pagare entro l'anno agonistico. Cioè non è che deve pagare entro il 10 di ottobre. La non perentorietà a darla come possibilità, cosa che io... sì. Però entro la stagione agonistica, perché se si lasciano le code, lei lo sa, una maggiore dilazione. Sì. Mentre sullo svincolo dei calciatori maggiorenni, guardi, il vincolo io ve lo dico, anche se non ho cognizione, certezza, ma sono sicuro che a breve il governo chiederà conto di questa situazione, perché è sollecitato dall'AIC, dall'AIAC e dal sistema sportivo europeo. Allora, il problema è molto semplice: a 18 anni un soggetto che ha avuto il vincolo della patria potestà, ancorché minore, acquista la maggiorità, e i diritti civili del popolo italiano dicono che un soggetto che ha 18 anni è arbitro delle proprie fortune. Allora è molto semplice: si dà una finestra di 3 mesi, 4 mesi al calciatore, il quale dice: io devo decidere se sto qui o se non sto qui. Se vado via si svincola. Allora il premio di parazione, intanto io lo chiamerei premio di formazione, perché è un soggetto che sta... Ascolti, il ristoro di formazione dove nasce? Nel momento in cui il soggetto si libera e dice: io vado nella società X anziché nella società Y. Se tu sei libero e non giochi più a calcio, nessuno ti chiede un euro. Ma se vai in un'altra società, è l'altra società che deve dare il ristoro. Come in questo momento lei lo sa, il premio alla carriera, no? Lei lo sa che un giocatore, premio alla carriera, fa 18.000 euro l'anno, gli ultimi 3 anni sarai tenuto, debutta in Serie A sono 54.000 euro. Questo lo conosce. Nell'ambito del dilettantismo come avviene questo? Il ristoro di formazione non c'è se dilettantistico. Se io vieni a scuola, ti do i libri, ti do le penne, ti do il calamaio, ti do le calzine, tu mi devi dare una parte di questo, non è che tu speculano, però c'è questo interscambio. Innanzitutto si apre un principio fondamentale, che è quello di dare al giovane diciottenne la facoltà di svincolarsi, ma si rende conto?